In effetti neanche io credevo possibile un nuovo video su Yo-Kai Watch 3 dopo che ho finito la serie, perché in genere quando uno finisce una serie è finita lì. Però a quanto pare no. Sto ricevendo da qualche settimana tanti messaggi di gente che mi chiede: "Ma Andrelink, perché i QR code di Yo-Kai Watch 3 non funzionano? Non mi danno più i pass, ma mi danno solo monete. Questo codice mi dà solo monete, quell'altro codice mi dà solo monete." Allora, che cosa fa il buon Andrelink? Fa un video per dare una risposta definitiva a quello che sta succedendo. Io, più di dirvi provate altri codici, l'hanno mischiati e ieri ho dovuto purtroppo dare la notizia, li hanno bloccati a un ragazzo. E lui ha fatto: "Ah, mi dispiace." A me non dispiace, perché quei codici che dovevo usare per prendere determinati yokai ormai li ho usati e quindi bene così. Ma cosa ha fatto Andrelink? Siccome Andrelink a quanto pare oggi non aveva niente da fare, si è messo al computer ed è andato appunto sul sito, come vedete anche da questa pagina, di yokaiwatchworld.net. Ora, yokaiwatchworld.net, se lo accedete da desktop, ovvero da computer fisso, più facilmente potrete subitissimo notare tutte quante queste voci, e cliccando su queste voci vi porta ad altrettante pagine. Quindi io molto facilmente clicco su QR code e ho testato tutti i QR code di queste monete, di questi oggetti, di quello che volete, dei frutti proibiti, di questo libro che dà un frammento di pietra. Allora, cosa ho fatto? Mi sono scritto tutte quante le monete, ho scaricato appunto l'immagine PNG e vi andrò ad elencare con l'immagine quale moneta effettivamente ha ancora i QR code funzionanti. Però c'è un ultimo tentativo che vorrei fare. Voi non avete idea di quello che sta succedendo qui. Questa parte risolve il problema dei QR code. Allora, vi chiedo scusa per il template, che è un po' quello che è, non l'ho aggiustato, ma ragazzi, molti di voi appunto non riuscivano a prendere i codici. Sapete qual è il problema? È l'aggiornamento. Level 5 con l'aggiornamento 1.2 ha disattivato tutti quanti, o meglio, buona parte dei QR code. Cosa dovete fare appunto per levare l'aggiornamento? Ve lo faccio vedere subito. Levando questo aggiornamento potete appunto scannerizzare tutti quanti i QR code e appunto prendere tutte quante le cose che vi mancano. Vi faccio vedere subito come fare. Inoltre, in descrizione trovate anche il sito di yokaiwatchworld.net che vi porta direttamente ai QR code. Ma andiamo a vedere come si fa. Ovviamente io ho due copie di Yokai Watch, perché una è fisica e una è quella digitale. Sì, ho anche l'Uma perché mi serviva appunto per giocare senza mettere l'ombrello i giochi giapponesi. Quindi, come si fa? Si va nelle impostazioni. Impostazioni della console. Andiamo. Io già l'ho fatto, ma non vi preoccupate. Poi si va su gestione dati, Nintendo 3DS, contenuti aggiuntivi. In questa lista ci sono tutti quanti i contenuti aggiuntivi che voi scaricate per i giochi. C'è sicuramente, perché c'era anche nel mio, oltre 500 blocchi di Yo-Kai Watch 3. Cliccateci e cancellateli. Questo è Sushi, perciò non lo faccio. C'è sicuramente quello di Yo-Kai Watch 3 con la faccia di Emma. Emma risvegliato. Quindi fate cancella e fate cancella, eccolo qua. Tanto posso riscaricarli quando voglio questi. Una volta fatto, vi accorgerete che avviando il gioco non avrà nessun dato di aggiornamento. Ma sarà così. Se vedete bene qui dove c'è il mouse, qui non c'è nulla. Non c'è versione 1.1 o versione 1.2. La versione 1.2 è quella che blocca i QR code. Comunque sia, non vi preoccupate, potrete riscaricare quando volete l'aggiornamento. Basta che andate nell'eShop, se non avete aggiornato la console, dovete per forza aggiornarla per andare nell'eShop, la aggiornate e vi riscaricate l'aggiornamento cercando Yo-Kai Watch 3. Facilissimo, non dovete preoccuparvi di nulla. Quindi, se volete scannerizzare tutti quanti i QR code che vi mancano, che Level 5 ha disattivato per non avvantaggiare i giocatori, potete farlo. Che bello, sono contento di aver fatto questo video nonostante io sia dovuto tornare su Yo-Kai Watch 3, però è una serie che ho amato tantissimo e che mi ha regalato delle belle soddisfazioni. Beh, Cuggi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a chiarirvi i dubbi
su come appunto poter scannerizzare nuovamente i QR code per ricevere appunto gli oggetti che devono effettivamente dare. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e stavolta c'è anche il link QR code diretto. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!